Nei giorni seguenti si verificano danni ai reni e anche al fegato e si può arrivare anche a danni al sistema nervoso e si hanno quindi convulsioni e problemi di questo tipo fino ad arrivare al caso del coma e della morte. Quindi direi di stare lontano da questo fungo che somiglia molto alla morchella, anche detta spugnola, che è un fungo che invece si può mangiare, però bisogna stare molto attenti a non confonderli, cioè non è che siano proprio uguali uguali, va detto, perché comunque è difficile confonderli, però per sicurezza.